Io mi chiamo Nicola Boccini e vengo da Deruta, che è una delle città della ceramica che sicuramente molti di voi conoscono, in cui c'è all'interno una realtà fino a 4-5 anni fa di 200-210 aziende e che oggi purtroppo con questa crisi che non ha eguali e che è molto forte si è ridotta a 120 aziende. La mia formazione è stata veramente strana, come dico sempre io, perché mio papà, per farmi star fermo, mi dava un pezzettino di argilla in un angolino e mi diceva: fai quello che ti pare, l'importante è che stai lì fermo. E così cominciavo i primi passi nella modellazione, che li ho fatti appunto a 8 anni. Poi piano piano ho scoperto che questa argilla che si modellava mi dava un qualcosa di particolare. E ho cominciato veramente a studiarla per gioco e tuttora oggi faccio un gioco serio nel mondo della ceramica. Però poi sono stato spedito, così dico, a 12 anni da uno dei più grandi maestri che abbiamo noi a Deruta, che si chiama Romano Ranieri. Poi vi farò vedere anche delle foto dei suoi lavori. Da lì ho cominciato veramente a capire che la ceramica era importante, era soprattutto un qualcosa che poteva veramente esprimere quello che io volevo come idea o come anche utopia. E per gioco posso dirvi che mentre tutti i miei amici andavano in giro col motorino d'estate a cercare le ragazze, io ero lì col pennellino a chiaroscurare e a fare tutta la parte degli occhi, la bocca, il naso, eccetera, eccetera. E così questa mia formazione, che prima è stata con questo grande maestro e poi con altri, perché da noi hanno aperto, possiamo dire, la bottega e sono riuscito a carpire i segreti più grandi, che a volte magari hanno solo credenze e quindi non certificate, ma poi comunque davano dei risultati. Ho cominciato la parte degli studi d'arte e poi dell'Accademia di Belle Arti. E ad un certo punto mi sono ritrovato che sì, ero bravo nei chiaroscuri, che ero bravo nella smaltatura, che ero bravo al tornio, però mi mancava un qualcosa che era veramente particolare, ovvero conoscere veramente la ceramica, quindi la tecnologia. E quello che voglio appunto raccontarvi come testimonianza è come nel mio mondo sono riuscito a cambiarla, ma non partendo dall'individualità mia, ma cercando in gruppo, e quindi qualche volta parlerò anche al singolare e al plurale, di stravolgere un pochettino la ceramica, stravolgere però senza cambiarla, innovarla. E adesso voi avrete già paura perché ho messo quattro cose che sono veramente particolari, ovvero il bucchero, che poi ci appartiene perché tutto parte lì dall'ottavo, nono, sì, nono, ottavo secolo avanti Cristo fino appunto al primo, poi dopo a parte dei Romani, illustri del Cinquecento, che quasi non fa più nessuno se non piccole botteghe o piccoli sperimentatori. La maiolica è questo contributo che ho dato scoprendo appunto poi una tecnica brevettata oggi e poi il raku, cioè come ho anche cambiato questo modo del raku. E perché voglio fare questo? Perché ho voluto dividere in due parti, scusate, ho voluto dividere in due parti questo mio intervento. E quello più interessante, perché questa sera è un pochino più tecnico, sarà quello di domani sera, per vedere come ho fatto anche uscire la ceramica dalle botteghe, inserendola nell'architettura, nel design, nel fashion design, nel sound design, eccetera. E sapete, non tutti sanno che comunque questa nostra ceramica è antichissima. Questo è l'ultimo articolo che è uscito quasi un mese fa della New York Times, che data 3.000 anni ancora più indietro del ritrovamento di pezzi in ceramica, quindi si può supporre che presso poco è del 20.000 avanti Cristo. E questo supporto o questa materia, che è la ceramica, pensate, è stata l'unica che ha avuto un'evoluzione incredibile. Nessun altro materiale è paragonabile alla ceramica. Sì, la parte del bucchero in realtà è stata la prima forma di evoluzione, comunque di gioco con la ceramica, degli Etruschi. Noi abbiamo questa terra che possiamo trovare in qualsiasi parte nel nostro territorio italiano. Molte volte dico basta aprire la finestra e andare nel giardino, togliere i primi pelucchietti di erba e trovare direttamente questa argilla, che poi pian piano depurata ci può dare appunto la materia prima per costruirla. Però che succedeva? Che loro, questi Etruschi,
quando costruivano questi oggetti che sono di design incredibili, cioè, tuttora oggi alcuni design dicono: mamma mia, questi non hanno 7, 8 mila anni, ma sono in realtà quasi contemporanei. Cercavano di fare di queste forme, ma non capivano in realtà come dovevano cuocere, perché mettevano tutto all'interno appunto di grandi fosse. O buche che creavano con piccole legnettine, piccole fascine, e poi mettevano all'interno, chiudevano e cuocevano. Naturalmente la temperatura che si arrivava era 750-790 pressappoco, e questo carbonato di ferro che era all'interno, non respirando l'ossigeno, diventava nero. E quindi tutti questi bucheri oggi noi li abbiamo neri. E perché vi ho detto la tecnica del bucchero? Perché poi a un certo punto ho detto: se io voglio veramente diventare almeno uno studioso della ceramica sotto il profilo tecnologico, devo partire da zero, cioè dagli etruschi, e poi vediamo dove posso arrivare. E questa cosa qui a me mi è rimasta sempre impressa della cosiddetta riduzione, cioè che noi in ceramica abbiamo due mondi, quello dell'ossidazione e quello della riduzione, ovvero le cotture con ossigeno e quelle che poi noi, inducendo altri materiali, facciamo in riduzione. E come vedete ho messo due disegni che io ho fatto. Il primo è stato proprio il primo forno in assoluto. Il secondo è quello che poi ci ha dato la tecnologia più grande per fare i forni che noi conosciamo oggi e che poi faremo in futuro. E come ho risolto il problema di non fare la buchettina o d'altro? Ho preso un contenitore di ferro, infatti è tutto arrugginito, ho fatto oltre 30 cotture. Ho fatto la stessa tecnica prendendo l'argilla sui letti di fiumi o comunque nella parte anche di Tarquinia, nella zona di Roma, dove gli Etruschi hanno avuto poi la parte più grande, levigandoli, eccetera, eccetera, e poi mettendoli all'interno di questi fusti di ferro con il carbone, quindi carbone di barbecue. E che dico sempre che quando ha fatto una bella cottura con bistecche e salsicce è pronto per fare il bucchero. E quindi metto dentro, faccio una cottura a 790 e tiro fuori dei bucheri che ecco qua, e nella parte destra, che poi a seconda se levigo o non levigo vengono opachi o lucidi. Ecco, questa era la prima introduzione per farvi vedere da dove sono partito con lo studio principale. Questa è stata la prima evoluzione del nostro mondo della ceramica, ovvero noi abbiamo i coni, che sono quelli che in realtà misurano la temperatura del forno e quindi ci danno un'indicazione delle varie temperature. E quel simbolo che vedete del triangolo è quello che contraddistingue la parte dei coni che vanno dallo 0,22 fino al 13, ovvero dai 600 gradi fino ai 1300. Perché? Perché noi in Italia e nella maggior parte d'Europa utilizziamo i centigradi e invece da altre parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, il Fahrenheit. Quindi dicendo solo il numerino, per loro è un grado e per noi è un altro. Questa qui è una tabella dove appunto potete vedere centigradi, eccetera, e le varie, sì, classificazioni. Però qual è stata l'evoluzione più grande? Questi sono i primi coni delle prime fornaci, ovvero sono dei piccoli vasettini dove venivano appunto smaltati e poi decorati con piccole linee o d'altro. Perché a una certa temperatura del forno, soprattutto il fornaciaio quando vedeva quel colore che era sul rosato rosso, cominciava a tirarli fuori uno per volta, di solito metteva 5, 6, 7, e quando vedeva che naturalmente si rompevano per lo shock termico, che lo smalto era vetrificato o il colore aveva preso la sua lucentezza, allora spegneva la fornace, oppure se viceversa non era stata raggiunta temperatura, metteva altra legna. E però questi qui era appunto, doveva essere bravo il fornaciaio perché aveva uno sballo, ovvero non una precisione, dai 15 ai 20 gradi, qualche volta anche ai 30, perché appunto poi il forno aveva delle cotture totalmente diverse nelle varie zone. Poi sono arrivati quelli che conoscono quasi tutti, che sono i cosiddetti coni Seger, ovvero questi qui hanno dei materiali all'interno fusibili che a una certa temperatura cadono, come vedete poi nella parte destra. E noi di solito mettiamo uno, due, invece nella parte degli Stati Uniti, come vedete sotto, ne mettono tantissime, a volte arrivano anche a 12 o 13, perché dagli 800 gradi che cominciano a fondersi i primi materiali e le cristalline, vedono fondersi i coni e sanno che saranno a quella temperatura. Quindi, pian piano, quando cadono questi coni, riescono a vedere come sono le rampe di temperatura, fino ad arrivare, per esempio, all'11, queste sono cotture a legna, a 11, che in realtà è quasi 1200-1300 gradi. Poi c'è stata un'altra evoluzione, questa è quella del XX secolo, ovvero i ring.
I ring sono sempre fatti con materiali fusibili, però questi non si sciolgono, si ritirano solamente. E questo per me è stato uno studio incredibile, perché quando poi si va a fare delle nuove tecniche, soprattutto in ceramica, a stabilire qual è la fusibilità degli smalti, delle cristalline, o dei colori, o dei fondenti, eccetera, eccetera, bisogna essere comunque convinti che il nostro forno riesca a cuocere come scrive la termocopia, perché molte volte il nostro computerino scrive una cosa, ma all'interno c'è un'altra temperatura. E quindi questo mi ha aiutato tantissimo, perché mettendo questi ring vicino agli oggetti sapevo la temperatura perfetta di com'era. E questo qui soprattutto ha una tolleranza di differenza tra un oggetto e l'altro, che va da 1 a 7 gradi. Quindi siamo arrivati veramente dal nostro cono primario ad oggi a veramente una temperatura che rispetta quella che noi vogliamo. Però c'è stata un'evoluzione ancora più grande, ovvero i raggi X, no scusate, gli infrarossi, i raggi X sono dopo, gli infrarossi, ovvero adesso noi possiamo sballare di 50 gradi, 0,5 gradi, ovvero quando puntiamo all'interno, perché i nostri forni comunque hanno dei forellini, oppure c'è la possibilità appunto di vedere all'interno cosa succede, quando puntiamo la sonda laser, quindi spariamo, riusciamo a vedere la temperatura perfetta e appunto con uno sballo veramente basso. Questa cosa qui a me è stata molto importante quando ho cominciato a studiare per esempio la porcellana, perché sapete, quasi tutte le argille porose ritirano la maggior parte nell'essiccamento, da quando sono plastiche fino a quando non perdono tutta l'acqua. Le porcellane l'hanno solo 1, massimo 3% in quello stato, e invece poi arrivano dal 10 al 15%, altre argille anche al 20%, però all'interno del forno. E quindi la gradazione è precisa quando noi dobbiamo appunto creare delle cose così precise al decimo di millimetro, perché magari vengono ordinate da architetti, da designer, eccetera. E questa precisione però l'arriviamo solamente quando sappiamo se il nostro forno veramente cuoce la temperatura che noi scriviamo nelle programmazioni o nei display. Questa è stata la mia seconda ricerca, veramente importante, ovvero i lustri 500. Da quando ho iniziato a studiare tutta la tecnologia ceramica, che poi ho trovato difficoltà perché molte formule erano state lasciate al caso, altre non venivano dette, anzi venivano modificate appunto per far sì che poi non si riusciva a rifarle. Questa è una cosa comune per tutte le aziende artigiane. Ho cominciato e in quasi un anno e mezzo sono riuscito a trovare una formula stabile, ovvero una formula che ci dà quasi al 90% la possibilità di replicare. Qual era il problema maggiore che mi sono posto all'inizio? Ma sbaglierò la formula, oppure ci sono questi smalti che, non avendo più piombo o comunque altri materiali, non danno questo effetto? Allora ho detto, e se faccio la prova su frammenti del 500? Perché io ho una grandissima collezione, visto che quando ero piccolino, e questo è un segreto che non dovete dire, così, sì, scavavo ogni tanto e quindi trovavo questi oggetti, e l'ho fatto quando ero minorenne. Quando poi sono diventata maggiorenne non l'ho fatto più. E quindi su questi pezzettini del 500 ho cominciato a fare le mie teorie e ho cominciato a vedere che la formula che avevo trovato, che poi ho pubblicato e la vedete anche lì, funzionava. Quindi quello che dovevo, tra virgolette, accomodare o aggiustare era solamente lo smalto. E così piano piano ho cominciato a fare queste riduzioni, come dicevano i nostri nonni, ovvero con le unghie di cavallo, pece greca, naftalina, cioè sono tutti materiali che, mettendoli dentro il forno, producono dei fumi e quindi uccidono l'ossigeno, anzi lo trasformano in monossido di carbonio, e quindi ci danno la parte delle iridescenze, queste luminescenze. Ho detto, ma posso io andare ogni volta ai vari maneggi e dirgli se mi danno le unghie? Questi mi guardano e mi dicono sempre, ma che ci farai con tutte queste unghie? E non è che posso poi spiegare tutta tecnica, oppure naftalina che è veramente tossica, questo qui. Allora ho inventato, tra virgolette, diciamo così, scoperto una tecnica nuova, prima con il propano, quindi puro, poi con l'azoto, e adesso mescolo azoto e in realtà ed alcol, quindi ho la possibilità di fare riduzioni pulite per tutte quante le tecniche, come l'Ustia 500, Raku o d'altro, direttamente stabili, quindi senza mettere all'interno tutte queste cose fumogene. E cosa
Mi è piaciuto trasformare su questa tecnica, cioè farle sui forni elettrici, perché poi la maggior parte dei laboratori, anche quelli piccolini, la maggior parte hanno solo forni elettrici. E la maggior parte delle volte queste riduzioni invece vengono fatte su quelli a gas. Allora ho cominciato a comprare tutta la strumentazione, no? Per vedere veramente all'interno quanto ossigeno o quanto monossido di carbonio c'era. E piano piano ho cominciato a fare queste prove fino ad arrivare a una stabilità incredibile. E vi faccio vedere, per esempio, anche delle schede tecniche per dire a che temperatura noi dobbiamo fare la riduzione e quanta roba dobbiamo mettere all'interno, se fosse magari alcol oppure propano o d'altro. E qui, come vedete, da 598 devo stare sui 0,40-0,50, fino a, se faccio riduzioni anche a 1250-1260, devo fare riduzioni di 0,70 e 0,80. Questa, per esempio, le schede che faccio direttamente, perché poi voglio documentare tutto, perché c'è la possibilità di replicarla. E questa è stata delle volte delle pecche che gli artigiani o i grandi maestri, anche quelli del passato, non hanno mai segnato, ma si tenevano sempre a mente. Poi, una volta spariti, in realtà ci siamo trovati di nuovo a ripartire da zero, sia per la ricerca che per la sperimentazione. E quello che voglio farvi vedere, soprattutto su questa diapositiva qua, che comincio a fare le flebo al forno, perché mi sono acquistato l'attrezzatura per fare le flebo normali e quindi io piano piano apro, la vedete qui nella sinistra, qui sopra, apro la parte della flebo con l'alcol e quindi dico che invece di fare i lustri del 500 e riduzioni faccio le flebo al forno. Il risultato poi che viene da tutte le parti delle riduzioni eccetera eccetera sono queste cose qua, ovvero si riesce a rifare quello che nell'antichità erano dei segreti o comunque delle magie particolari, non mi viene il termine, delle alchimie così particolari. Ovvero, oggi con tutta la tecnologia che abbiamo e se abbiamo la possibilità anche di confrontarci con maestri che magari si ricordano qualcosa, possiamo ritrovare qualsiasi cosa. E in ceramica fino a poco tempo fa non c'erano tantissimi che si mettevano giù a studiare i vari processi e soprattutto come rifare le tecniche, ovvero lo facevano ma chiusi in loro stessi. E invece quello che ho voluto creare insieme al mio gruppo che si chiama CLS, Ceramica Libera Sperimentare, è quello di ripercorrere tutte le tappe ma renderle pubbliche una volta per tutte. Infatti stiamo quasi finendo il nostro libro che si chiamerà La mia ceramica, così ognuno che l'acquisterà o comunque che l'avrà sarà proprio la sua, appunto per dire per una volta che tutto ciò che abbiamo sperimentato è bianco su nero. Per esempio l'altra, ecco, queste sono, per esempio, io ho messo solo poche opere delle mie perché voglio parlare più di una cosa tecnica particolare che di me stesso, anche perché molti critici e molti miei amici mi dicono che sono un ibrido della ceramica, perché non sanno se sono scultore, sono pittore, tecnologo, restauratore. A me piacciono tutte queste cose, quindi come mi chiamano, l'importante è che sappiano che ho questa passione particolare nella ceramica. E la prima rottura, pensate, che ho avuto con mio papà, perché poi le fotografie che vedete dopo capirete, sono stati questi piatti qui, che io ho preso una fionda, quella che usano i pescatori per lanciare i vermiciattoli nel fiume, e ho cominciato a sparare queste palline all'impazzata e a creare questi piatti che vengono chiamati formazione, ovvero l'azione sulla forma. E questa qui ho detto, posso farli con la tecnica normale della maiolica o della invetriatura o eccetera eccetera? No, allora mi sono messo giù a studiare queste tecniche con l'oro, con i rami, con i fili, con i metalli eccetera eccetera e ho cominciato le prime volte a fare raku con un maestro che poi adesso è socio anche del mio gruppo, si chiama Nino Caruso, probabilmente lo conoscerete in molti. E pensate, avevo nemmeno 22 anni quando ho iniziato a fare il raco con lui, oggi ne ho 42, quindi 20 anni dopo. E in realtà non mi piaceva questa tecnica perché tornavo a casa, mamma mia, ero veramente esausto dal fumo che respiravo e quello che si impregnava anche sui vestiti. L'unica cosa che mi dava soddisfazione è che a questi corsi erano tutte ragazze. Quindi io andavo più per stare in compagnia con loro che no, magari per la tecnica. Però studiandolo ho detto, ma è possibile che anche questa non gli si può dare un qualcosa di aggiornamento, di nuovo?
E così ho creato anche la parte di un aggiornamento sul RAKU, sempre facendo quelle riduzioni, facendo le flebo con alcol ed altro, e trovando una stabilità. Adesso il RAKU, per molti magari non lo conosceranno, ma dobbiamo utilizzare argille che devono essere resistenti ai shock termici, quindi argille sciamottate, comunemente chiamate refrattari o d'altro. Invece io riesco a farle con le terre rosse, con le terre bianche, quindi anche un risparmio economico incredibile. Pensate, almeno noi nella parte Umbria acquistiamo le argille rosse a 8 euro al quintale, quindi refrattari ne costa 140-150, quindi anche per noi, per esempio, utilizzare la terra rossa e fare cose che invece vengono fatte appunto con refrattario è già un altro traguardo. E queste sono le prime opere che ho fatto. A queste potete vedere la stabilità che ha l'oro, che ha il rame. Poi a seconda anche delle temperature, quando si fanno queste riduzioni possono variare di colore. Poi a un certo punto ho detto, conclusa tutta questa mia storia nel mondo delle terre porose, quindi quelle che appartengono direttamente a noi italiani, terre rosse, terraglie, tenere, dure, refrattarie, pirofile, eccetera, eccetera, ho detto, ma quell'altro mondo come sarà? Che poi è quello delle porcellane, dei grass, del bone china. E però in Italia non trovavo veramente nessuno che riusciva a dirmi com'era il concetto della porcellana. Che è totalmente diverso da quello nostro, sia per concezione ma anche per cotture, per smalti, eccetera, eccetera. Allora ho deciso di andare in Olanda e sono andato a Delft, su una delle aziende più storiche, e però questi Delft avevano un po' la cultura come questa italiana, ovvero non aprire i segreti, non dare la possibilità ad altri di capire com'era l'indotto della produzione del ciclo della ceramica. E io gli ho chiesto una cosa, gli ho detto. Non parlavo, pensate, nemmeno inglese, in quegli anni lì. Io ho detto, io posso dipingervi quello che volete gratuitamente, perché comunque avevo questa buona manualità, in cambio mi fate capire un attimino com'è il processo ceramico della porcellana. E loro mi hanno detto, tieni il piatto, vediamo cosa sai fare in porcellana. E io gli ho fatto questa, perché loro usano bianco e blu, ho fatto questo barcone, galeone gigantesco, e loro mi hanno detto, bene, apriamo e vediamo cosa possiamo fare insieme. E da lì è partita questa collaborazione che mi ha fatto capire i primi passi nella porcellana. E poi a quel punto ho chiesto su un centro sperimentale che è in Olanda, si chiama European Ceramics Work Center, EWKC. Di fare dei test particolari nel mondo della porcellana e quindi di impararla tutta. Per farla breve, sul giro di 8 mesi ho scoperto due nuove tecniche nella porcellana, perché ho mixato quello che conoscevo nelle terre porose e in tutta la nostra tradizione da ceramica con quella della porcellana. Forse non ci aveva mai pensato nessuno, ma stando lì le ho incrociate. E questi, per esempio, sono i lustri fatti su porcellana. E quindi per la prima volta i lustri del 500 che venivano fatti su maiolica o comunque su smalti vengono fatti direttamente su porcellana. E però la porcellana cosa ci dà a noi? Ci dà questa traslucidità, questa leggerezza. Pensate che quella lì è 0,4 mm, meno di mezzo millimetro. E quindi può aprire un mondo incredibile a tutti. E anche questo qui non abbiamo segreti. Diciamo com'è possibile farla. Perché poi altre persone hanno delle idee diverse e prendendo spunto da noi possono aprire ad altre concezioni, ad altre idee, ad altre produzioni delle cose totalmente diverse. Questi poi sono dei miei pannelli che faccio veramente grandi, sempre con la riduzione. E soprattutto ho cominciato a cambiare una regola nella ceramica. Quando noi diciamo prodotto ceramico, viene inteso come un insieme di materie prime. Che vengono un insieme di materie prime minerali e non metalliche, che vengono foggiate a freddo e consolidate a caldo in maniera irreversibile. Io ho cominciato invece a convertire questa formula, ovvero un insieme di minerali e metalli, perché all'interno metto il rame, come se fosse un sandwich, quindi le due terre e all'interno i fili di rame, che sono poi quelli della nostra luce, elettricità, platino, ottone, ferro, qualsiasi cosa. E durante la cottura questi metalli hanno un'evaporazione, perché comunque si sciolgono, e lasciano delle tracce indelebili sul supporto della porcellana. E questi qui poi, o riduzione o ossidazione, ci danno dei colori molto particolari. Quello più bello è il platino, perché ci dà degli ori e degli argenti incredibili, ma purtroppo il platino costa tantissimo, veramente tanto. Quindi quando sarò un pochino più avanti ne utilizzerò un pochettino più. Adesso vi faccio vedere invece come ho cambiato questa...
voglio aprire una parentesi, tutto ciò che ho scoperto l'ho fatto tramite sbagli o perché volevo provare un qualcosa di particolare. E partendo dallo sbaglio, poi piano piano ho cominciato invece a studiarlo e quindi il caso poi mi ha portato anche a trovare altre tecniche. Questi sono i miei primi pezzi, avevo 18 anni quando facevo questi piatti da 80 a 1 metro. E stavo lì giorni e giorni a chiaroscurare questi volti. Noi siamo di, cioè io sono di Perugia, noi perché con mio papà, sono di Perugia, quindi abbiamo il Perugino che ci ha lasciato tante di quelle testimonianze e soprattutto tanti di quei volti che per me era poi semplicissimo, era di casa. E pensate che avevo delle sensazioni così particolari quando chiaroscuravo i naso e le bocche, che è come se il pennello veramente strisciava nel mio naso o nei miei occhi. Quindi ero direttamente entrato in simbiosi diretta con questi oggetti. E ho cominciato questa grande produzione di questi piatti. Noi fortunatamente a Deluto abbiamo anche tornianti che, pensate, in 8 minuti ci fanno piatti da 1,5 m, 1,10 m. Molti non ci credono, ho pubblicato su YouTube, quindi basta che andate lì, vedete i minuti per crearlo da 1,5 m, 1,10 m. E con loro ho cominciato a creare delle ceramiche che erano diverse da quello dell'uso artigianale comune, ma sempre per una sfida, non tanto per dire ah, io sono più bravo, vi faccio vedere io. Niente, è una sfida continua per vedere veramente qual è il limite della ceramica e dove noi possiamo arrivare. E da questo punto qua, quando ho cominciato piano piano a entrare in arte contemporanea, e ci sono entrato perché poi ho fatto l'Accademia Reale in Olanda, e lì c'è il concettuale, c'è l'astrattismo, e io venivo con tutte queste cose qua, e mi guardavano e dicono italiano. E dico sì, e noi abbiamo questa pecca, che poi tra virgolette così, di questa cultura veramente tradizionale. Però non l'ho sempre, non l'ho mai rinnegata, anzi, è questa che mi ha aiutato veramente a trovare tantissime altre tecniche. E allora ho cominciato, questi sono i lavori che fa il mio maestro, Maestro Ranieri, abbiamo cominciato a dire nel 2008, ma come possiamo rendere il nostro prodotto molto più resistente? Perché il problema che Deruta e vari altri scienti della ceramica avevano è che i nostri bellissimi piatti, perché la nostra tecnica ce la invidia in tutto il mondo, ovvero quella della maiolica, non può andare né nel microonde né nel lavastoviglie, per problemi che hanno di laporosità e soprattutto dei minerali che sono all'interno. E quando è successo questo, io ho richiamato tutti i miei amici e ho detto, forse per Deruta possiamo dare un altro contributo in più. Noi facciamo tutto gratis, non chiediamo assolutamente niente. Noi vendiamo le nostre opere d'arte, abbiamo le nostre consulenze all'interno dell'azienda e questa è proprio legge, e il 50% di quello che noi vendiamo e che facciamo lo reinvestiamo nella ricerca. Questo è un aiuto che vogliamo dare veramente a tutte le aziende artigiane, che al momento sono quelle del centro Italia, ma che qualsiasi vengano, noi appunto possiamo dare. Allora c'era questo problema qui, che l'uso delle lavastoviglie e microonde stava cominciando a prendere piede tantissimo anche in Italia, e questa parola che dicono gli americani, chirp, che in realtà è la sbeccatura del piatto quando tocca nell'altro, o la velocità appunto di poter lavare le lavastoviglie, era veramente un problema. Allora abbiamo detto, vediamo se riusciamo a trasportare tutti questi colori e questa nostra tradizione della maiolica direttamente su porcellana. In 2 anni ci siamo riusciti. E questo per me è stato un orgoglio incredibile perché, sapete, l'ultima tecnica che è stata poi brevettata o scoperta è stato il Bone China, che è questa tecnica che copiava un pochettino la porcellana cinese, che ogni volta che provavano sia i tedeschi che gli inglesi a farla avevano dei problemi incredibili quando mettevano il tè o comunque cose calde perché gli si rompeva. Poi un certo giorno ad uno è venuto in mente di metterci, non ho capito come mai, la cenere d'osso e hanno cominciato a creare questo Bone China, che è appunto una porcellana molto più fina ma resistente appunto ai shock termici. E l'orgoglio più grande, rifacendomi al discorso, è di aver scoperto una tecnica che sicuramente darà un aiuto incredibile a tutti quelli che la useranno, ovvero. Io l'ho chiamata tecnica Boccini perché poi l'ho creata io, però per farla, possiamo dire, un pochino più dolce, è una porcellana maiolicata. E posso dirvi che una volta scoperta, cosa ho detto? Ho detto al mio maestro, maestro, me lo fai un pezzo su questo quadro? Io non gli ho detto che era porcellana, che era niente. Ho detto, metti giù e comincia a fare le tue decorazioni. Questo è il mio maestro. Vedete, ogni volta dico che ce l'abbiamo solo noi in Italia, però
lo abbiamo preso con la macchina del tempo nel 1500 e l'abbiamo portato da questa parte perché ha delle mani d'oro. Pensate che prima di toccare il pennello sul piatto o sui vari pannelli, la sua mano trema. Appena che la punta del pennello tocca lo smalto, si ferma. Magico. A dicembre compierà 80 anni e a lui non gli frega niente dei telefonini, della macchina. Lui da mattina a sera sta lì a dipingere. Con lui ho creato anche una scuola internazionale che si chiama Scuola d'Arte Ceramica Romano Ranieri, fissa lì a Deruta, che insegna tutte le tecniche dal periodo etrusco fino ad oggi. E quindi gli ho dato questo pannello e gli ho detto: maestro, vai, decora. Quindi lui, non sapendo niente, queste sono alcune delle sue opere che fa, si è messo giù a chiaroscurare e a fare come se fosse un piatto di maiolica. Questa fotografia ha fatto il giro del mondo. Guardate il pennello con lo scotch, gli occhiali con lo scotch, no? Per dire che professionalità, eppure è uno dei maestri, almeno per me, piuttosto incredibili. E si è messo giù a chiaroscurare. Poi l'abbiamo cotta a temperatura di 980 mille gradi. In realtà questo è il risultato di questa porcellana maiolicata. Con lo spessore, pensate, è un pannello che ha 3 centimetri come bordatura, ma lo spessore proprio centrale è di meno di un millimetro. Forse qui l'ho scritto, 2 mm, qua, 2 mm. E questa è stata per noi una ricerca incredibile, perché poi ho detto: ma perché non mettiamo la luce dietro, visto che questi sono traslucidi? E allora abbiamo a un certo punto creato delle nuove idee, ovvero fare la nostra tradizione. Adesso questa qui non è tradizione, perché lui poi è un maestro, si diverte a creare, a copiare, a modificare, a interpretare queste cose qui. Adesso qua non si vede molto bene, ma la parte di sinistra non ha la luce, e invece la parte destra ha dei LED, dei strip LED che sono messi lì. E pensate che quando quella è accesa per 24 ore al giorno, per un mese non spreca nemmeno 30 centesimi di corrente, perché appunto è una luce fredda fatta LED da un volt e mezzo e niente. E questo contributo che abbiamo voluto dare al mondo della ceramica. Adesso noi di tecniche ne abbiamo tante. Il problema è che le aziende hanno difficoltà nel brevettarla. Questa è stata brevettata, pensate, abbiamo superato quasi 30.000 euro per brevettarla solo in Italia, Europa e negli Stati Uniti, che sono poi quei mercati dove la ceramica fruisce maggiormente come mercato. E anche le altre che abbiamo una difficoltà incredibile. Io sono contro i brevetti perché ho un po' la teoria dell'Einstein, no? Che lui crea poi da tutto, e oggi se noi telefoniamo o abbiamo i satelliti, eccetera, è perché quella formulina che aveva scritto è uguale MC al quadrato, l'ha resa pubblica e tutti hanno potuto studiare. E poi sono anche di questa nuova generazione che dice tutto open source, cioè aperto come risorsa a tutti. E è questo che ci piace. Il problema più grande è che adesso non abbiamo la possibilità di confrontarci con altri giovani. Anche io lascio stare il discorso di studio d'arte, liceo artistico, questo qui, ma pensate, fino a poco tempo fa noi avevamo 4, 5, 6 assistenti delle varie scuole che venivano, imparavano a fare la parte degli smalti quindi da zero, scusate, no, dallo zero, a creare, a fare tre sigillate, a fare i bucheri, tutto. Oggi dobbiamo pagare delle persone che ci aiutino nel nostro lavoro, perché non abbiamo più studenti che vengono ad imparare queste tecniche che sono fantastiche, sono incredibili, soprattutto appartengono a noi come alla nostra storia. Ecco, questo è un dettaglio più grande. Poi a un certo punto, questo è quello che introdurrà poi la storia per domani sera, la storia, la testimonianza per domani sera. A un certo punto, quando avevo 31 anni, avevo completato tutti i miei studi sulla parte della porcellana ceramica e avevo scoperto anche queste tecniche. Io ho detto: ma adesso che ci faccio con tutte queste tecniche? Perché poi andavo nei laboratori artigiani e dicevo: a te ti regalo questa cosa qui, la facciamo insieme? Andavo d'altra parte, facciamo questa cosa qua, niente. Allora ho detto: mannaggia, adesso li frego tutti e li invoglio poi a partecipare a queste cose. Ho chiamato i miei amici fortunatamente lavorano nel mondo del fashion design, come per esempio Gianni Cinti, che è un ragazzo di 33 anni e ha lavorato per Ferré, per Dior, Napapiri, Pininfarina. Adesso collabora con un'altra marca che è Giovanni Valentino, una parte della Cina. E io ho detto: ma visto che te hai l'estro e fai tutte queste cose, rinnoviamo anche qualche decorazione, che ne abbiamo così tante, ma sono così vecchie che per il linguaggio del giovane magari è difficile capirle.
E allora abbiamo iniziato questo percorso, ovvero lui metteva tutti questi disegni a disposizione, che poi sono quelli dell'alta moda, perché poi vi faccio vedere anche, ecco questo qui che è quello più utilizzato, la penna di... no, la penna, la macchia di leopardo o la penna di pernice, l'occhio di pernice, questo qui viene utilizzato tantissimo anche da Gucci e dagli altri, e abbiamo vestito questi piatti d'alta moda con successo incredibile, perché in realtà questi sono piatti che sono strani, vengono chiamati così, sono strani, però noi possiamo mettere il lavastoviglie nel microonde, ecco anche perché l'ha chiamato 724, perché in realtà questi piatti noi possiamo utilizzarli 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e questo è un termine che va sulla parte dell'alta moda. E abbiamo fatto una collezione molto grande, che poi piano piano stiamo affinando e soprattutto stiamo cercando anche di fare nuovi disegni, e l'abbiamo data a un'azienda, e questa azienda è una poi delle più antiche, forse la conoscerete, si chiama Ditta Grazia, che è aderuta, e pensate che storicamente è stata fissata la datazione quasi al 1500, è una delle 13 aziende più antiche al mondo, questo l'ha detto sia il New York Times che l'Economist, è la 13ª azienda più antica al mondo per conduzione familiare, quindi non ha mai cambiato il cognome dal 1500. E noi con il proprio brand e con questi piatti e insieme agli altri abbiamo creato questa nuova tipologia. E questa era l'ultima diapositiva, perché poi domani sera invece vedremo come è entrato nel fashion design e come abbiamo fatto magari dei vestiti, come siamo riusciti a creare anche interesse su quelle realtà che in realtà fino a poco tempo fa non sapevano nemmeno che cos'era la ceramica, se non come tazzina, come piattino o come pavimentazione o sanitario. Ecco, questa cosa. No, grazie a voi. Non so se avete qualche domanda, io sono aperto a qualsiasi confronto e scambio. Intanto posso dirvi che per me è stato veramente bello venire su questa città, perché io amo la ceramica in tutte le sue forme, da quella tradizionale all'altra, e soprattutto sono stato contento di conoscere i maestri che portano avanti con grande fatica quest'arte millenaria, e grazie anche a Giorgio, e dico per me anche un piacere, perché per la prima volta sono venuto qui e ho conosciuto anche Claudia, che è la direttrice di un museo, che la devo ringraziare anche a lei, perché porta avanti anche con grandi problemi un museo internazionale che per noi è uno specchio e una stella quando andiamo in giro per il mondo. Ecco. Allora, se avete qualche domanda, sono a disposizione. Ok, quindi domani noi ci vediamo qua, a tutti verrà dato, dall'altra parte, a tutti verrà dato un fogliettino e una penna, perché poi ci saranno le interrogazioni. Tecnologia. Ok, grazie.